Benvenuti a tutti in My Video Games Nightmare, il vostro Sendo Wapapà, sempre qui per voi, e ora ci spariamo il messaggero della gente morta. Strano, non succede mai da queste parti. L'odore della carne fresca attira sempre gli spazzini. Bene. E viaggiano spesso in branco. Andiamocene, ora. Si va? Si parte? La regina sarà felice di me. Andiamo dalla regina, Patonza. Non è che Patonza è la regina, lei è Patonza. Che ci porta dalla regina. Patonza, Patonza, Patonza. Ah, com'è rigoglioso. Bene, molto bella. Quindi? Su, su, parliamo con sta regina. Buongiorno! Dama Marwen, regina della riva. Madre! Mi sembra che se la passi molto il bene. Il ramingo caduto del cancello nero. Avvicinati. Ma io secondo starei... Secondo vostra figlia avete qualcosa per me. Per i fatti miei. Non per te, Talion. Si sta facendo tardi. Presto. L'oscuro signore e il suo esercito marceranno sul mondo. Esagerato. Risveglierò un grande potere per impedirlo. Sì, bene, quindi? Sono qui per questo? Esatto. Cazzo vuoi da me? È la domanda. Vai alla cicatrice di Morgoth. Sottrai l'opera elfica e i ghoul. Ghoul. E trova. Sì, non hai per niente una bella cera. Ora non so se hai mangiato qualcosa di strano. Male male. Sì, forte madre. Secondo me ti ha adottato. Di cosa soffre tua madre? Non si sa. È peggiorata dopo i suoi viaggi. Non esiste rimedio? Esisteva, ma hanno invaso l'accampamento. Ricordo molto il re di Rohan. La stessa faccia da cazzo. Molto, molto, molto bene. Devo raggiungere la cicatrice di Morgoth. Forse troveremo le tracce dei ghoul vicino a quella carovana. Se tu sai cos'è, indicamelo perché io non... Cazzo ne so. Allora, trovo la carovana distrutta. Neanche troppo lontana, dai. Sono un po' di orchetti, ma non è che siano più un problema, eh? Siamo... Guarda qua, crack! Tu sei mio! Così, scusate, ma tanto per gradire, vorrei sapere... Ah, cazzo, c'hanno l'esercito tutto nuovo questi di qua. Che due coglioni! Vabbè, tanto che ci siamo... Scopriamo la mappina, che male non fa. Martello. Queste torri uniscono passato e proprio tutta altra mappa. Il mio ricordo vive in queste pietre. Come fa la regina a sapere tanto di te? Il passato è visibile solo agli spiriti, ma lei può vedere entrambi i mondi. Forse potrebbe condurci a ciò che cerchiamo. Opla, opla. Con quale abilità? Siamo vicini, siamo vicini. Eccoci qua. Quanti Uruk morti. Bene. Dovrò ringraziare i ghoul prima di ucciderli. I ghoul sono spazzini. Si portano via tutto, tranne una cosa. La fede. Dobbiamo trovare le tracce dei ghoul. Segui le tracce degli ghoul. Dove siete? Ecco le orme.
Ieri sera hai sentito come profumava la cena degli orchi. Era un odorino delizioso. Oschi. Hai notato che oggi mancano 5 schiavi? Che roba conveniente che i ghoul lasciano delle impronte verdi. No, verde, azzurre fluorescenti. Vabbè, qua ci sono un po' di orchi. Solita menata, facciamo così. Ci togliamo dalle palle. Miss. Cos'è stato quel rumore? Vabbè, ce la possiamo fare. Dai. Oh, ecco qua. E così abbiamo sistemato. Ah, tu sei rimasto vivo. Vieni qua. Scopriamo qualcos'altro. Non resistere. E lei chi è? Opla la, opla la. Abbandonati a me. Minchia, mezzo agli occhi, roba brutta. Olè. Ok, dicevamo. Dopo questa piacevole parentesi, possiamo tornare all'inseguimento. Allora ti cargo. Non hanno combattuto abbastanza. Molta duramente. Calma. Non sarà così fortunato quando troveranno. Sì. Ho sentito qualcosa. Sei sicuramente un fenomeno, guarda, vieni. Opla, ecco te, servito. Grazie. Là sotto i cargo si stanno scannando con gli orchi. Non ci interessa. Proseguiamo. La mi è morto male. Dove pensi di andare? Cane. Allora, ovviamente non vi sto facendo vedere tutti i vari potenziamenti, le varie cose che prendo, ma come potete notare dei video, ogni video c'è qualcosa di nuovo, perché si imparano un sacco di robe fighe. Come ad esempio quelle belle freccettine esplosive che avete visto prima. È davvero figo sotto il punto di vista della personalizzazione. Alla fine prenderemo comunque sempre per tutto. La cicatrice. Però ci sono un sacco di belle abilità. Ma hanno fatto delle visioni. Andiamo a cercarlo, dai. La domanda qua è: ma voi state facendo tutte le missioni in fila? Nel ventre della bestia. Avete mollato, state facendo le missioni secondarie. Come ve la state gestendo l'ombra di Mordo? Visto che è un open world, un po' ognuno se la vive un po' come cazzo gli pare. Quanti ghoul? Andiamo. Posso nascondermi restando in alto. Ah sì? Ah, bene. Comodo. E ora? Continua a seguire. Non ho idea di... Non si vede granché. Cazzo, questo gioco soffre della sindrome di Batman. Cioè, quando fai la tua cazzo in modalità investigativa, non vedi niente. Se dovessero circondarci, queste fiamme ci farebbero comodo. Mi ricordo, cazzo, che quando giocavo a Batman, alla fine ti veniva mal di testa perché passavi più tempo in versione raggi X che in quella normale. Va bene o male, è già un po' più visibile. Dai, andiamo. Ok, ora dovrei andare là sopra. Ma è pieno di ghoul. Io come ci arrivo? In maniera molto così. Via. Senza pensarci. Tanto sono delle merde, anche se ci vedono, non è un problema. Continuiamo a proseguire. Oh, un ghoul. Non c'è più. Ti ha salvato la campanella. Ti volevo matare. Una stanza del tesoro. Che il cimelio sia qui. Vedi tu. Dove altro può essere un cimelio? Momento filmatino. Un martello! Un martello come il nostro. Forgiato dall'oscuro signore. E coperto dal sangue della mia famiglia. Prendiamo anche il martellino. Flashback time. Ah, questo è il signor Sauron. No, questo è il mio. Che cazzo capisco tu?
Questo è il signor Sauron, che nel frattempo si è forgiato l'unico anello per incularmeli tutti. Ci ha traditi. Il suo potere brucia come il sole e sarà la rovina di tutta la terra di Anzio. Siamo dei pirla. Bello, 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 mi piace che mettano in mezzo la storia vera di Tolkien in tutto ciò. Sono riuscito a creare una storiellina tranquilla, senza pretese, ma comunque interessante, mescolandola però con la vera storia scritta da Tolkien. Per Gondor, cos'è quella creatura? È una matriarca, cool! Sì, in realtà fingo stupore, ma ne ho già ammazzata una in una missione di caccia, se non sbaglio. È abbastanza stronza perché a parte che spara, ti contrattacca velocemente. Quindi la mia strategia è semplice: non mi ci faccio colpire. Ora ho anche le freccettine di fuoco e uso quello. Aumento il contatore e poi gli sparo le freccettine di fuoco. Insisteranno finché di noi non resteranno. Già così morto. Minchia, l'altra volta mi ha ammazzato in una maniera incredibile. Qua, guarda. Non ti sei neanche avvicinata, merdaccia che non sei alta. La tempesta è cessata, ma le insidie no. Oh, pieno di culo, pieno di culo, pieno di culo. Basta, andiamocene. Ce ne sono più? Fuggiamo da questa oscurità. Direi anch'io. Altri culo. Altri culo, altri culo. Comincio a temere che siano infiniti ed è basso lo scappare, però allora, facciamo così. Facciamo largo. E voilà. E ora andiamo. Bene. Qua è chiuso. Si capisce un cazzo in queste mappe di merda. Quella non era un fuoco, era una torcerella. Un mongolo di... Ok, c'è un timer adesso. Vediamo di andarcene il prima possibile. Non possiamo più stare a cazzeggiare. E si va. Opla. Risparmiamo un po' di tempo. Cioè, vediamo se riusciamo a fare anche la missione secondaria. Fire! The fire! Siccome ho cazzeggiato troppo nella sala, non ho troppo tempo di stare a fare anche quella secondaria. Via, 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 via. Via, 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 via. 44 secondi. Sì, dai, se non incontro casini, ci siamo, easy. Eccoci qua. Bene. E no? Non vedo fuochi, non vedo nessuno. Cazzo è quello? Un barile. Oddio. Oh, 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 oh. Qua me lo lancio, ma sei stronzo. Oh, via, 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 salta, salta. Ma... Ok. A titolo esplicativo, ecco cosa è successo. Il mio istinto da gamer ha preso il sopravvento. In realtà quella era solo un video, era una cutscene dove il famoso nano che la tipa di prima ci ha detto di trovare lanciava il barile, faceva esplodere tutti e io me la cavavo. Ma appena me l'ha tirato, me l'ha dato sotto i piedi, mi sono leggermente cagato addosso, ho visto un bel cerchio con scritto salta e ho pensato si riferisse al gioco, quindi ho schiacciato cerchio per saltare lontano dal barile. E invece non è successo un cazzo, ho saltato il filmato, che voi non vedrete, ma che però vi ho appena raccontato. Morale della storia, conosciamo questo simpatico nano che poi ci darà delle belle missioncine secondarie di caccia. Vediamo poi se riusciamo a caricarle, se qualcuno interessa. Comunque, direi che per My Video Games Nightmare è tutto, il vostro Sendo vi saluta, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Non vi dimenticate di guardare anche tutti gli altri episodi dell'Ombra di Mordor fatti dalla vostra